È arrivata intorno alle 9.30 a Civitavecchia la Geo Barents, imbarcazione della ONG Medici Senza Frontiere. Nessuna criticità riscontrata per i 162 migranti a bordo, tra cui 31 minori. Un incontro a tre che potrebbe produrre frutti per Civitavecchia è quello che si è svolto tra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il sindaco tedesco e il presidente dell'autorità portuale Musolino. Una città che torna indietro dal punto di vista demografico di quasi mezzo secolo è il ritratto di Civitavecchia che emerge da uno studio condotto dall'Istat che ha redatto una proiezione arrivando al 2042. Una bellissima giornata di sport, l'Istituto Superiore Calamatta si è tenuto oggi l'interessante incontro che ha visto la presenza anche di diversi rappresentanti locali di Windsurf. Michael Magnesi inizia a guardare al futuro in questi giorni, Leone Wolf è in Uzbekistan per cercare di ottenere l'accordo per un incontro valido per il titolo mondiale Gold. Buonasera dal TRC Giornale, da Raffaella Angeletti. Ha anticipato il suo arrivo di circa mezz'ora ed è quindi approdata al porto di Civitavecchia intorno alle 9.30 la Geo Barents, l'imbarcazione battente bandiera norvegese che fa parte della ONG Medici Senza Frontiere. Iniziate immediatamente le operazioni di sbarco dei 162 migranti a bordo salvati fuori dalle coste della Libia in due distinte operazioni e provenienti da Siria, Sudan, Senegal, Nigeria, Ghana, Etiopia, Eritrea e Bangladesh. Tra loro 31 minori, di cui 27 non accompagnati. 11 le donne presenti, di cui 5 minori, non sono state riscontrate particolari criticità, se non qualche caso di ferite inferte prima di partire per la traversata. L'ormai rodata macchina organizzativa, coordinata dalla Protezione Civile, composta dalla Capitaneria di Porto, dalla Prefettura, dalle Forze dell'Ordine, dalla Croce Rossa Italiana e dal personale dell'ASL Roma 4, ha funzionato ancora una volta. Ma sentiamo l'intervento. Vediamo. Dottoressa Orsino, come stanno andando le operazioni di sbarco? Sono appena iniziate, questo è l'ottavo sbarco, e ormai siamo organizzati, collaboriamo con l'USMAF, con la Croce Rossa e con la Protezione Civile, oltre che l'autorità portuale, la Capitaneria di Porto, le forze dell'ordine tutte presenti e le persone stanno iniziando a sbarcare, abbiamo già avuto un primo resoconto delle visite che sono state effettuate a bordo, ci sono alcune criticità per le quali abbiamo attivato i reparti e il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, i medici sanno che i pazienti che devono essere attenzionati sono stati identificati da un braccialetto blu e quindi siamo pronti per affrontare tutte le segnalazioni che ci sono pervenute. Il lavoro della Croce Rossa è diviso in squadre, in team che da sottobordo fino poi all'arrivo nel centro di accoglienza si dividono i compiti, in sostanza. Ci racconta come funziona? Sì, noi abbiamo un primo team sottobordo che si occupa della prima accoglienza e dell'accompagnamento alle strutture sanitarie e delle operazioni di polizia. Abbiamo un'ambulanza a disposizione, eventualmente servizi in caso di emergenza o di trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti diagnostici o necessari che l'ASL non può svolgere in loco. Poi abbiamo un altro team che dà supporto nelle strutture di accoglienza che abbiamo montato qui presso il terminal per le visite mediche e le operazioni di polizia. Abbiamo allestito una zona ristoro in modo tale da poter rifocillare le persone che arrivano e abbiamo attivato oggi per la prima volta anche una connessione internet e metteremo a disposizione un telefono cellulare affinché i ragazzi che arrivano, comunque le persone, possono contattare i loro familiari e così in modo tale da ristabilire un ricongiungimento familiare. Valentino Arillo, siamo all'ottavo sbarco al porto di Civitavecchia, la Protezione Civile ha il compito di dirigere la macchina che è rodata, possiamo dire così, che si occupa dello sbarco dei migranti, è così? Sì, noi è ovviamente la prefettura con il dirigente della polizia di Stato per la parte dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovviamente insieme ai colleghi della Croce Rossa, con l'attivazione da parte del sindaco, del COC, del centro operativo comunale, stiamo coordinando l'assistenza ai migranti e la loro dislocazione insieme ovviamente ai funzionari di prefettura che stanno sul posto.
dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per parlare della nostra città. È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del sindaco tedesco, nella quale il primo cittadino scrive che ancora una volta il Ministro ha dimostrato una grande disponibilità e una forte attenzione per Civitavecchia, così come tutta la sua squadra. A tal proposito Tedesco ringrazia il sottosegretario Claudio Durigon e il segretario regionale della Lega Davide Bordoni per il grande supporto. Nel frattempo, conclude il post, i progetti non si fermano e col presidente dell'autorità portuale Pino Musolino continuiamo a condividere un percorso virtuoso contraddistinto da una grande sinergia città-porto. Sul contenuto del colloquio e dei progetti di cui si parla sul social non vengono fornite ulteriori indicazioni. Sembra difficile però che non si sia parlato dell'accordo siglato l'11 gennaio scorso a Civitavecchia, proprio alla presenza del ministro Salvini, che riguardava che il comune vendesse all'autorità portuale l'area di Fiumaretta e con i proventi acquistasse il complesso dell'ex Italcementi. Su quell'accordo, come denunciato per primo dal TRC Giornale poche settimane dopo, pesava e pesa il problema della bonifica dell'area che ospitava la centrale termoelettrica, il cui costo sarebbe esorbitante e tale da far saltare completamente l'operazione finanziata coi fondi del PNRR. E nonostante le ripetute segnalazioni, continuano senza sosta i tentativi di truffa nei confronti soprattutto degli anziani. Non passa praticamente giorno che sui social network continua a rimbalzare questo tema. L'ultimo fatto è accaduto proprio nelle scorse ore. I ladri hanno contattato un anziano civitavecchiese spacciandosi per il figlio, il quale riferiva di aver avuto un brutto incidente e che stava per essere condotto in ospedale. Fortunatamente l'uomo è riuscito a mantenere la freddezza nonostante il grande spavento e non è caduto nella truffa, anche se proprio in quel momento il telefono del vero figlio era irraggiungibile. Ripetiamo il concetto: prestate attenzione a qualsiasi telefonata vi giunga e cercate di non cadere nella trappola di questi criminali. Accertatevi sempre di chiamare direttamente al telefono delle vostre persone care, rimanete lucidi e prendete tempo per fare in modo che possiate capire il reale stato della situazione. Tra 20 anni, nel 2042, Civitavecchia avrà all'incirca gli stessi residenti che aveva alla fine degli anni 70. Lo spiega una nuova indagine dell'Istituto Nazionale di Statistica elaborata sulla base dell'attuale situazione sociale e demografica. Nei prossimi 20 anni si andrà ulteriormente invecchiando della popolazione, con una drastica diminuzione di quella attiva e con un autentico boom di pensionati. Ma sentiamo. Una città che torna indietro dal punto di vista demografico di quasi mezzo secolo ai livelli di fine anni 70. È il ritratto di Civitavecchia che emerge da uno studio condotto dall'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, che ha redatto una proiezione su tutto il territorio nazionale arrivando al 2042. Un'indagine, quella degli statistici, che si è basata sulla situazione sociale e sull'andamento demografico delle singole realtà considerate e che è stata sviluppata per i prossimi 20 anni. Ebbene, Civitavecchia, che alla fine del 2021 contava su 51.880 residenti, alla fine del 2042 dovrebbe averne oltre 4.000 in meno, ovvero 48.741. Il prossimo ventennio dovrebbe dunque far registrare una lenta e inesorabile diminuzione degli abitanti. Alla fine del 2030 sarebbero 50.587. Alla fine del 2035 si scenderebbe sotto la fisiologica quota di 50.000, con 49.696 residenti che alla fine del 2040 diventerebbero 48.763. Il costante calo delle nascite determinerà poi, secondo l'Istat, un invecchiamento progressivo della popolazione. Nell'arco dei prossimi 20 anni, la fascia di età compresa tra 0 e 19 anni passerà dall'attuale 17,5% del totale al 13,3%, mentre la popolazione anziana, che adesso è al 23,6%, raggiungerà addirittura il 34,6% dei residenti a Civitavecchia. Inevitabili e importanti le ripercussioni anche di carattere economico, visto che la popolazione attiva,
ovvero quella compresa tra i 20 e i 64 anni, passerà dall'attuale 58,9 al 52,1%. Quindi lavoreranno meno persone e più persone dovranno percepire la pensione di anzianità. Insomma, una situazione da tenere assolutamente sotto controllo e che potrebbe avere ulteriori e importanti ricadute sulla stessa struttura sociale della città. 3.000 residenti in meno nell'arco di 20 anni possono infatti significare tanti appartamenti vuoti e soprattutto tanti negozi e tante attività in meno. Pronta soluzione per il problema delle alberature di via Fontanatetta, grazie all'interessamento di alcuni giorni fa da parte del consigliere metropolitano Antonio Giammusso, è infatti partito l'iter per i lavori di manutenzione del verde da parte di Arsial. Arsial ha già appaltato i lavori, commenta Giammusso, presidente del gruppo consigliare Lega con Salvini a Città Metropolitana, e quindi posso annunciare che a breve si interverrà. Un risultato per il territorio che abbiamo raggiunto in tempi rapidi, come è giusto che sia, quando si tratta di situazioni che richiedono l'attenzione delle istituzioni. Ringrazio la delegata Chioccia di Città Metropolitana per il supporto nell'interlocuzione con Arsial. Intanto si è tenuto questa mattina all'Istituto Superiore Luigi Calamatta il progetto Lo Sport entra dalla porta principale nella scuola. Presenti all'incontro con gli studenti il commissario tecnico della Nazionale Olimpica Maschile di Windsurf Adriano Stella e gli atleti Nicolo Renna e Luca Di Tommasi, che hanno parlato della loro disciplina. L'evento è stato organizzato dal professor Marco Giardini e dalla professoressa Teodora Murano e sostenuto dalla dirigente scolastica professoressa Giovannina Corbaia. Ma vediamo. Professore, avete organizzato questa bellissima giornata, possiamo dire, di sport e di cultura, e insomma si parla soprattutto di windsurf. Come siete riusciti ad organizzare? Siete soddisfatti, perché vediamo anche i ragazzi interessati? Allora, innanzitutto siamo veramente soddisfatti, ma in particolare nasce tutto per caso, che poi sono sempre le cose più belle, quelle nate per caso. Stavo parlando con Adriano, che oltre a conoscerlo da quando è piccolo c'è un legame particolare, e così, scambiando due chiacchiere, abbiamo deciso di creare questo evento, grazie logicamente alla sua disponibilità, che essendo città nazionale per lui è stato tutto molto più facile, per me sarebbe stata una cosa impossibile, e abbiamo iniziato a lavorare su questo evento. Devo dire che la scuola è rimasta veramente coinvolta in modo giusto, insomma, perché non tutti i giorni capita di vedere queste cose nelle palestre, e abbiamo dato via a questa iniziativa. Vedo che sta scorrendo molto bene, ora i ragazzi, come vedete, stanno montando le vele, anche perché poi il foglio è una cosa particolare, non è che tutti i giorni uno lo trova, e speriamo che, insomma, può essere l'inizio di un qualcosa anche in altre scuole. E allora parola ad Adriano Stella, insomma una bella soddisfazione, immagino, anche per te poter parlare a questi ragazzi e ragazze giovani. La soddisfazione è doppia, perché avviene nella mia città, quindi, anzi è tripla, non è doppia. È bello perché c'è tanta recettività da parte dell'Istituto Nautico, e quale connubio migliore se non Civitavecchia, l'Istituto Nautico e la Nazionale di Windsurf. C'è tanto entusiasmo ed è bello, sarebbe bello e auspicabile avere più giornate così in tutte le scuole, cioè alla fine portiamo un messaggio di sport e di inclusione, quindi speriamo veramente, come ha detto Marco, che sia il primo passo. E qui ci sono... Potrebbe essere l'inizio di un'iniziativa che può essere diffusa magari anche a livello nazionale. Insomma, è sicuramente un modo gentile di entrare nelle scuole e far conoscere lo sport di alto livello da vicino. E qui abbiamo visto tre atleti, due sono papabili per le Olimpiadi, si sceglierà insomma tra loro due? Sì, sono sicuramente un testa a testa tra Luca e Nicolò, aspetto il campionato del mondo di fine gennaio, che sarà sicuramente un altro evento indicatore, ma le idee le ho chiare io e soprattutto le hanno chiare anche i ragazzi, quindi c'è massima trasparenza in casa. E sanno e sappiamo tutti com'è la corsa alla maglia azzurra, e continuiamo a lavorare. Comunque non sarà importante poi andare alle Olimpiadi, quindi bisogna andare, far bene e tornare. Quindi.
In una decisione che incarna la forza della giustizia, il Consiglio Comunale di Civitavecchia ha approvato, non senza difficoltà, una mozione straordinaria per conferire la cittadinanza onoraria a Julian Assange. Ad annunciare il risultato, definito gesto simbolico che riflette il profondo impegno della città verso i valori fondamentali della libertà d'espressione e della difesa dei diritti umani, è il Movimento 5 Stelle, promotore dell'atto che ieri mattina è stato approvato dalla massima assise cittadina. Il Consiglio Comunale di Civitavecchia ha dimostrato un coraggio straordinario nel sostenere la causa della giustizia e della verità, scrive il Movimento 5 Stelle, con determinazione e passione. Quasi tutti i rappresentanti eletti della città hanno riconosciuto il significato profondo di questo atto e hanno deciso di difendere i principi in cui crediamo. Civitavecchia si erge fieramente come una città che abbraccia la giustizia, la verità e la difesa dei principi fondamentali. Insieme continueremo a lottare per un mondo in cui la libertà d'espressione è sacra e la giustizia è incontestabile. E continua la presenza di Carlo Verdone in città, dove sta girando soprattutto nella zona antistante lo stadio Fattori per la sua nuova serie Vita da Carlo. Nella serata di ieri il popolare attore romano è stato ospite di un noto ristorante del centro cittadino. A più riprese Verdone si è intrattenuto con i tanti fan che ha sparsi a Civitavecchia, che non hanno voluto perdere l'occasione per scattare selfie e farsi regalare degli autografi. Il Teatro Traiano ospita il nuovo allestimento del balletto di Roma, del Lago dei Cigni, ovvero Il Canto, con la partecipazione di Carola Puddu e nel ruolo del Cigno Nero e Roberta De Simone nel ruolo del Cigno Bianco. Con la coreografia e regia di Fabrizio Monteverde su musiche di Tchaikovsky, domani alle 21, tra le suggestioni di una favola d'amore crudele, i simboli di un'arte che sovrasta la vita, Fabrizio Monteverde reinventa il più famoso dei balletti di repertorio classico, garantendo quell'originalità coreografica e registica unica che da sempre ne caratterizza le creazioni e il successo. Capolavoro del balletto, sintesi perfetta di composizione coreografica, accademica e notturno romantico, di chiarezza formale con turbanti simbologie psicoanalitiche. È un progetto importante che permetterà di aderire al bando Assicuriamo, si chiama programma Coccinella ed è nato nel 2000 per prendersi cura di donne tossicodipendenti con figli minorenni. Come detto, il progetto nato dall'associazione Il Ponte, centro di solidarietà Onlus di Civitavecchia, aderisce al bando Assicuriamo grazie alla segnalazione di Antonio Palomba, agente dell'agenzia Vittoria Assicurazioni Civitavecchia, e al sostegno di Specchio d'Italia, Fondazione Carlo Acutis. Ogni anno l'ente accoglie 10 donne e i loro figli, offrendo un percorso specialistico mamma-bambino che permette di rafforzare il loro rapporto anche grazie a una formazione ad hoc che emerge come bisogno fondamentale. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma restate con noi perché a breve seguiranno le news di sport. Di nuovo insieme con il TG Sport, iniziamo con il pugilato. Dopo aver smaltito l'euforia per la vittoria contro Nike Terran, Michael Magnesi inizia a guardare al futuro. In questi giorni Leone Wolf sarà in Uzbekistan per una convention della WC. L'obiettivo di Magnesi e della manager Alessandra Branco è quello di ottenere l'accordo per un incontro valido per il titolo mondiale Gold, dopo aver conquistato e difeso quello Silver. Ma vediamo le interviste, sentiamo. Michael Magnesi, Alessandra Branco, commentiamo questo nuovo successo da parte di Michael, che ha ottenuto questo importante alloro e quindi confermato la difesa del mondiale Silver, quindi è andato tutto bene. Eh sì, è andata bene, anche se il match è stato un po' complicato, visto le malizie che sapeva fare il mio avversario e che ha sfruttato per ben tutti e 12 round, quindi è stato un po', diciamo, altalenante come match, perché con tutte quelle scorrettezze e quelle malizie è stato difficile riuscire a portare a casa la vittoria prima del limite e anche, diciamo, abbastanza sudata ai punti. Stai dimostrando di essere pugile che sa lavorare anche a lunga distanza, non solamente come abbiamo visto fino a qualche tempo fa, in cui demolivi i tuoi avversari in poco tempo, però adesso dimostri il tuo valore anche nell'arco dei 12 round. Noi quando ci prepariamo sempre per fare le 12 riprese, per farle tutte al meglio e per farle in salita, non andando a calare. Quindi anche quando ho fatto i match che sono finiti prima del limite, io ero sempre pronto a
ad affrontarne 12 di riprese, quindi continuiamo a fare quel tipo di preparazione, adesso lavoriamo su alcuni piccoli problemi e difetti che abbiamo visto e andiamo avanti. Alessandro Branco, che emozione fa vedere questo nuovo successo da parte di Michael a mente fredda, ormai che è passato qualche giorno da questa vittoria? Grazie naturalmente per essere sempre presenti con noi. Sicuramente questo è il raggiungimento e il coronamento di uno dei tanti sogni che abbiamo nel cassetto. Un lavoro lungo, fatto di tanti mesi di lavoro, sacrifici, e quindi un'emozione grande poi arrivare alla vittoria in maniera netta come quella, insomma, di Michael dello scorso venerdì. E presto potrebbero esserci novità per quanto riguarda il prossimo incontro? So che avete un viaggio da fare prossimamente. Partiamo per la convention WBC in Uzbekistan e saremo, insomma, io, Michael e il cutman Davide Bianchi. Andremo a questa convention e lì si decideranno proprio le classifiche attuali del ranking mondiale. Perché no, sicuramente riusciremo ad accordare un incontro importante per Michael, che sicuramente sarà valido per il mondiale gold. Quindi diciamo che nelle prossime settimane sapremo il futuro di Michael Magnesi. E restiamo in argomento cambio di data, seppur senza grosse conseguenze per Emiliano Marsili nel suo match europeo contro il gallese Gavin Gain. L'incontro che si disputerà a Londra non si disputerà più sabato 2 dicembre, ma il giorno precedente, ovvero venerdì 1 dicembre, per esigenze organizzative. Intanto è sempre più probabile che il tizio avrà molto calore dei suoi sostenitori sul suolo britannico. Infatti molti tifosi, anche attraverso il sostegno della compagnia portuale, si stanno attivando per essere presenti al combattimento più importante di questo finale di carriera per il pugile allenato da Mario Massai. Pallanuoto, nuovo trionfo per Marco Dellungo e la sua Prorecco. I campioni di tutto si sono imposti anche nella Supercoppa europea che si è disputata a Chiavari e che ha visto i Liguri imporsi nettamente per 18-10 contro gli ungheresi della Vasas e vincitori dell'Eurocup. Un'esibizione trionfante per la squadra allenata da Sandro Sugno, che ha sempre dimostrato la sua schiacciante superiorità sugli avversari. Quindi parte bene la stagione per Dellungo e i suoi compagni, che hanno vinto tutte le partite disputate e vogliono garantirsi il triplete anche quest'anno. Karate prosegue la missione di diffusione territoriale del karate da parte della dirigenza della Magic Khan. Domenica scorsa, al termine del corso di formazione effettuato dalla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, Luca D'Angelo si è brillantemente diplomato alla qualifica di allenatore di karate della FIC. Il bravo tesserato della storica palestra di Via Terme di Traiano ha ottenuto un punteggio globale di 24 trentesimi e si è andato a raggiungere alla folta schiera di tecnici formati dal maestro Stefano Pucci in 47 anni di attività come insegnante professionista. Pallavolo, inizio fantastico per Alessia Arciprete nel campionato di Serie A2 con la sua nuova squadra il Montecchio. Nell'ultimo turno le venete hanno sconfitto con un evidente 3-0 l'Offanengo. La schiacciatrice civitavecchiese è stata tra le protagoniste del successo con 16 punti messi a referto, settima vittoria in 7 partite per la squadra di Arciprete, che occupa il primo posto in classifica nel girone B con 19 punti conquistati sui 21 totali. Quindi una parte che lancia il Montecchio tra le candidate al salto di categoria verso la 1, dove Arciprete spera di tornare dopo l'esperienza con la Roma Volley. E passiamo al calcio, vittoria e tanti gol al Tamagnini per il quartiere Campooro, che sconfigge 4-3 il Blera in terza categoria. Le cose si mettono bene da subito, dopo 2 minuti giallo-verdi già sul 2-0 e alla mezz'ora il risultato è di 4-0 con la doppietta del nuovo acquisto, La Rosa, e le realizzazioni di De Fazzi e Arilli. La formazione di Fabio Secondino ha tante occasioni per fare goleada, ma le spreca tutte, mentre gli ospiti, anche grazie a 2 calci di rigore, segnano per 3 volte e nel finale creano qualche sospiro ai padroni di casa. È una vittoria comunque importante perché il quartiere Campooro si riprende il comando della classifica con 14 punti e 1 di vantaggio su ben 4 squadre, e ha potuto festeggiare sotto il calore dei suoi
tifosi. Ed era questa l'ultima notizia, ma prima di salutarvi vi ricordo di seguire i nostri canali social, quindi Facebook, YouTube, Instagram, naturalmente il new entry per Telecivita Vecchia che si trova anche su WhatsApp, quindi sintonizzatevi anche sul canale WhatsApp di Telecivita Vecchia per vedere il nostro telegiornale in diretta, ma anche le anticipazioni che andranno in onda nel telegiornale. Ed ora non mi resta comunque che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata.